siamo in compagnia del grande, fatemelo dire, Jarbas Faustino Cané, al quale non possiamo non chiedere due domande. La prima, Diego Armando Maradona non c'è più. Vero uomo, è morto male, un po' ha voluto lui, però come gli ultimi tempi, le ultime sue interviste, lui veramente è rimasto solo. Non è bastato la sua grandezza. Noi brasiliani abbiamo il puntiglio calcistico con l'Argentina e i brasiliani tutti a piangere, compreso il sottoscritto. Una domanda, ti ringrazio per le belle parole su Diego Armando Maradona. Questo Napoli non ti puoi sottrarre, altalenante, grandi vittorie e poi ieri con la Z una partita quasi mediocre. Non mi piace il comportamento dell'allenatore, deve cambiare, qui sta a Napoli, non sta né a Milano né a Pisa. Troppo musone? Allora no, lui vabbè, può essere anche un suo valore per lavorare, è un gran lavoratore, mi piace quando è arrivato, mi è piaciuto quando è arrivato e compagnia bella, adesso si sta perdendo perché filosofare a Napoli, sinceramente io vivo qua da 60 anni e delle cazzate ai tifosi non si possono dire, l'ultimo caso quello di Insigne. Io ho vissuto 10 anni assieme a Giuliano, anzi lui assieme a lui, a me, perché quando sono arrivato lui era nei ragazzi. Giuliano ha fatto il capitano del Napoli per 10 anni, odiato dai tifosi. Però lui sapeva il fatto suo e tecnicamente non era la metà di Insigne. Allora io qualche volta ho scritto un qualcosa per dire a Insigne, fai quello che sai fare e basta, non da rete, perché visto e considerato che i napoletani ce l'hanno con i napoletani bravi. Fai il tuo lavoro e basta. Appunto. Grazie Jarbas, sempre gentile come sempre, in bocca al lupo, grazie ancora. Sì, credo.